that I don't want you here. It's something about the way you stare into my eyes. I know that I don't make things clear. I fall for you every time I try to kiss it. Nobody. Hi bitches, welcome back to this motherfucking channel, bitch. Allora, è da un po' che non posto. A parte lasciare stare il casino che c'è dietro. Ci sono tutte cose a casa, giro, non ci fate caso. Comunque dicevo, è da un po' che non posto, ma non sapevo cosa cazzo fare. Quindi, un cazzo, ormai lo sapete. Allora, non fare caso che mi stavo guardando le ciglia perché sembra che queste siano più lunghe di queste. Però non ti devo far caso perché poi inizio ad ossessionarmi e lasciamo stare. Comunque oggi in questo video faccio il vlog della mia giornata. Anche se non farò chissà cosa. Sono le 2, mi sono svegliata da poco. Però mi sono cioè dalle 11 che mi sveglio e dormo. Mi sveglio e dormo. Quindi vabbè, sono le 2 adesso e niente, sono appena svegliata, devo mangiare. Poi oggi devo andare a farmi le unghie. Poi devo andare in palestra, che mi sono iscritta ieri, quindi oggi sarebbe il mio primo giorno in palestra e niente, poi tornerò a casa, fumerò, non lo so, poi vediamo cosa devo fare. Poi la sera non so se farò qualcosa, non mi ricordo. Ah, oggi è sabato, quindi oggi devo uscire, quindi anche stasera esco e quindi mi preparerò insieme a voi. Niente, appena faccio qualcosa di sensato ci becchiamo. Raga, sono le 4.45, dovevo andare a farmi le unghie ma la tipa mi ha spostato l'appuntamento a domani, quindi non mi farò le unghie oggi, quindi sto vlog lo farò durare fino a domani almeno, cioè se no raga è troppo corto, non faccio un cazzo. Comunque adesso il programma di oggi, visto che non devo farmi più le unghie, porca p***a, mo dovrebbe arrivarmi da fumare. Finalmente raga, era da un botto che non avevo da fumare. E quindi vabbè, quando arriverà fumo, starò qua nel chill, farò qualche cazzata, scriverò qualcosa, non lo so. Vedo che cazzo voglio fare. Adesso sono qua a guardare la televisione con Kodak, che dorme, perché dormo sempre. E quindi niente. E poi dopo vado in palestra che farò il mio primo abbonamento, il mio primo allenamento. E quindi niente. Raga, sono uscita di casa per andare a prendere le sigarette, le cartine, filtri, tutto, perché non avevo nulla. Sono uscita col cane. Adesso torno a casa almeno fumo. Ah, comunque mi è arrivato il fumo. Perché ho le ciglia storte, raga? Vabbè, comunque, I'm smoking that shit. C'è sempre, raga, non fate caso, cioè, c'è un casino, raga, infatti devo mettere a posto. Infatti il piano è che adesso sono le 6 e io non voglio andare in palestra troppo tardi, anche se è già buio, come potete vedere, però vabbè. Quindi voglio fumare, vabbè, in chill, sto qua a fare la fottona, poi mettere in ordine a casa, fare la lavastoviglie, cioè pulire piatti, fare la lavastoviglie, fare la lavatrice, lavare tutta sta roba, mettere in ordine il divano, raga, perché è un casino. E niente, poi prepararmi, andare in palestra. Magari mi sto cagando sotto, cioè. Però mi sono iscritta, cioè da quando mi sono iscritta ho fatto l'abbonamento per un anno, quindi ora ce l'ho andare per forza. E quindi nulla, cioè da qualche parte devo iniziare. Ieri proprio mi sono spinta, dicevo no, non voglio andare, ho detto basta, fanculo, vado, ho fatto l'iscrizione, ho fatto tutto, quindi adesso non ho più scuse. E niente, quindi oggi vado, spero di avere una bella esperienza. Infatti sto fumando anche per quello, perché cioè non voglio andare lì tutta fatta perché sennò muoio, però ho capito, voglio stare nel mio mondo, ok? E spero che sia una bella esperienza che mi faccia voler andare in palestra sempre, almeno iniziamo quest'anno, che una cosa che volevo fare quest'anno, il 2024, era fare palestra, poi vabbè, tante sono altre cose, però vabbè. Quindi niente, adesso sto qua, fumo un po'. A parte che secondo me andrò tardissimo, raga, cioè sono le 6, secondo me finirò di fumare per quasi le 7, mettere a posto 7 e mezza, arrivare lì saranno le 8.
cazzo no, però la palestra chiude alle 9. Vabbè, mi muovo, devo fare velocissimo. A parte che sono abbastanza già fatta, vabbè, a parte quello, raga, vi giuro che sono andata a vedere la palestra perché non mi era venuto un dubbio, perché ho detto magari chiude più tardi, magari chiude prima, capito? Era per calcolare quanto il tempo che avevo per fare tutto per andare in palestra. Vado a vedere e oggi è chiusa. Raga, vi giuro che è chiusa. Vi giuro, non è una scusa. E quindi oggi non posso andare. Dai raga, non fate caso ai miei occhi. Vado domani, che è domenica, che è aperta. Vado, faccio un allenamento. Perché allora, raga, io mi sono trovata un personal trainer e mi ha fatto la scheda. Però essendo che devo ancora iniziare tutto, domani farò allenamento molto easy di tutto il corpo e poi lunedì inizierò con la scheda che mi ha dato, che sono 4 allenamenti a settimana, lunedì, martedì, mercoledì pausa e giovedì e venerdì, quindi farò quello. Però comunque ci sta raga, perché volevo stare a casa però volevo andare in palestra, però adesso che la palestra è chiusa meglio, perché sincero ora posso stare chill, posso fare tutto con calma, sono qua a fumare con il canino qua. E niente, quindi adesso faccio tutto con calma, sto qua a farmi i cazzi miei e poi più tardi mi sto a posto a casa. Comunque oggi dovevo fare un botto di cose, ma ho fatto pazzo. Non si vede, è una cacchina. Allora raga, sono le 7:30, io ho una fame, cioè raga sono in clinica di brutto. Però ho proprio voglia di ordinare, cioè proprio di mangiare, cioè proprio voglia di mangiare qualcosa schifoso, Burger King, Mac, poi dopo decido. Però prima di fare devo mettere a posto, raga, perché se mi metto a ordinare, a mangiare, non lo farò mai. Quindi faccio prima questo e poi ordino. Quindi finché non lo finisco non ordino. Quindi il fatto che devo ordinare mi farà fare tutto velocissimo perché ho una fame assurda. Quindi niente, parto dalla cucina che devo mettere a lavare i piatti che sono tutti qua dietro, lasciamo stare, e pulire tutto a giro, svuotare la lavatrice, farne un'altra e niente, levare tutta la roba qua, un cazzo. Raga, sono messa Big Mouth su in televisione, almeno c'è un sottofondo, questa è la situazione, tutti i piatti sporchi, devo fare la lavatrice, no, la lavastoviglie, raga ogni volta mi sbaglio. Niente, iniziamo. Ok, lavastoviglie. No, sto scherzando, ci sono ancora i piatti. Madonna raga, guardate tutti i piatti che c'erano in giro. Non va bene. Go, baby, at last on my body, so crazy, baby, I'm talking crazy, I get you right in my space, but I eat it, baby, I'm late, but I say check in. Okay, ci siamo. Adesso devo pulire tutto qua, buttare via le cose. Thank you.
Ok, per ora questa è la spazzatura che abbiamo. E adesso pulisco qua tutto il piano, levo tutto, pulisco tutto e almeno posso passare al salotto. Still got love for your mommy. I know you wanna be somebody, even if you gotta leave somebody. It's summer, it's something. Most of the things I don't wanna say. I won't be around while you chase. You'll try to come back when you fail. Ok, tolto tutto, adesso devo pulire. Raga, abbiamo finito la carta, stiamo usando questa. Occhio, l'abbiamo fatto tutti. Cucina pulita. Adesso la faccio vedere. Tutto pulito, tutto perfetto. Adesso il salotto, devo togliere un po' la roba, pulire il tavolo e ci siamo. Fa cagare, ma non stiamo dormendo in camera, stiamo dormendo qua perché abbiamo la televisione che non avevamo da 3 mesi, cioè da 3 mesi, da quando ci conosciamo non c'era la televisione, è arrivata tipo una settimana fa e quindi adesso stiamo dormendo qua ogni notte per avere la televisione. Quindi io tutti i vestiti li ho messi in camera, c'è un disastro, però quella è una cosa che ci penserò più avanti, non oggi. Quindi niente, qua è tutto pulito. Qua anche. Dai, passiamo all'aspirapolvere. Adesso svuoto, no raga, non so se svuotare la lavatrice e farne un'altra oppure far finta di niente, non farla, perché raga poi se la svuoto devo piegare i vestiti, facciamo finta di nulla. Adesso raga, però io mi vedo la ciglia storta. Vabbè, adesso mi ordino da mangiare, almeno mangio, mi guardo un film, sto nel chill e poi dopo mi inizio a preparare perché stasera esco. È arrivato il mio cibo, guardate che mood raga, la casa pulita, il cane, il cibo, serie di poliziotti a caso, niente, adesso mangio. Questo è il mio ordine di KFC, il panino con il pollo, patatine, purè, gravy, Pepsi, raga, mischio tutto, mangio tutto. Grazie, da Dio. Comunque sono quasi le 9. Buongiorno raga, allora non fate caso a questo che... Il mio ragazzo mi ha succhiato la guancia, mi ha fatto un succhiotto sulla guancia. Comunque mi sono svegliata da poco, sono le 4:30 tipo. E oggi devo andare a farmi le unghie, però tipo, mi ha paccato di nuovo perché pensava che io non andassi perché non avevo risposto, ma in realtà stavo filmando. Però in realtà io andavo, però vabbè. Quindi non so quando mi farò le unghie, non so quanto parlare, a parte che ho lasciato mezza cosa. Comunque, spero domani, infatti dopo lo scrivo. Infatti non so se far durare questo vlog anche fino a domani e a martedì a sto punto, perché a martedì in teoria mi rifaccio il filler alle labbra, anche se non sono sicura perché già così sono grosse. Comunque, ieri sono tolta la medusa, perché era da un po' di giorni che dicevo forse è meglio senza medusa, però adesso non lo so, cioè mi sento vuota. E ieri ho provato a rimetterlo, però cioè, non entra più, quindi c'è...
non entra più la decisione fatta, cioè entra secondo me, però devo fare male e non ho voglia di sentire dolore, quindi lo lascio così. E però c'è il buco, quindi vabbè. Comunque ieri mi sono fatta queste treccine perché volevo vedere se usciva qualcosa di decente, perché se esce qualcosa di decente con queste treccine io me le farò sempre. Però secondo me non uscirà nulla di decente, cioè secondo me sarà troppo ondulato, tipo qua. Vediamo. Cioè, tipo qualcosa di chill, però che carino, capito? Perché se no me li devo piastrare. Non voglio usare il calore sempre. Ecco, la cosa che non piace a me è tutto sto volume. Cioè, non voglio questo volume, io voglio solo le onde. Devo trovare il modo. Però vabbè, forse scenderanno. Non lo so. Cioè le onde ci stanno, però. No, ok. Mi metto un po' di olio per vedere se tolgo un po' di volume, per un pezzo. Turning inside, oggi raga vado in palestra, faccio la mia prima, com'è che si chiama la mia prima volta in palestra, non c'è un nome. E sarà un allenamento, non so se l'ho già detto ieri, però vabbè, lo ridico, un allenamento, no comunque fa cagare, sarà un allenamento total body, tanto per far circolare, far iniziare a circolare il sangue dentro il mio corpo, e poi domani che è lunedì inizierò con la scheda vera e propria. No, comunque, che cioè, ci stanno, ma cioè io non li voglio così tanti. Forse la prossima volta devo farmi solo una treccia. Cioè, una treccia che porta, però non so. Allora, cioè, così è troppo. Io volevo solo un po' di onde. Eppure ieri quando le ho fatte le ho pure allargate. Cioè, qua alla fine vedete quanto crespo c'è? Mi piace. Allora, che vabbè, le tengo così e poi vedremo se magari scendono oppure no. Tanto poi devo andare in palestra, quindi in ogni caso di rovino. Era solo per vedere se usciva qualcosa di decente. Comunque raga, non fate caso alla luce di merda. We just vibe. Stiamo guardando le Kardashian. Ragazzi, da Dio. Ancora non abbiamo mangiato, però sono le 5 e mezza, non abbiamo ancora mangiato. Continuare a fare ciò che faccio. L'esame. Devo finire la facoltà di legge, così potrò dedicarmi. Raga, comunque vi giuro che anche oggi la palestra è chiusa. Cioè, non era chiusa, è rimasta aperta dal, cioè è aperta alle 9 e è chiusa all'1. Però non so, forse perché magari è festa, perché ieri era Befana, non lo so. Fatto sta che ormai c'è, cioè, l'una, sono già passate da tanto. Quindi inizierò domani, però non so se iniziare con la scheda subito oppure fare total body come devo fare oggi. Però poi non mi tornerà più un cazzo perché poi i giorni non matchano, vabbè. Poi vedo. Ok raga, sto cucinando, non si vede un cazzo. Non è che mangiamo adesso, che sono le... Che ore sono? Sono le 6:30. Faccio le patate col pollo, però il pollo lo voglio fare diversamente, lo voglio fare tipo con la panna, no? Sempre le stesse patate. Nel frattempo sono The Kardashian. I know you feel me, oh, I know you feel me, yeah, 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 whoa, whoa, girl, I know you feel me, yeah, 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 oh, so much to live for, true, baby, whoa, let's not rush into it now, let's not rush into it, when we get to it, we can give it all that we got. Can't focus on me, baby.
focus. Ecco il piatto, ci ho messo la panna, le cose, buono. Buongiorno raga, a lunedì, oggi mi devo andare a fare, cioè oggi devo fare tutto quello che non ho fatto né sabato né domenica. A parte la viaggiera, mi sa che ho fatto una cazzata a togliermi il medusa prova. All'appuntamento alle 4, alle 2 per fare le lunghe, e adesso sono le 1.50. Beh, comunque siamo vicini, quindi... Però vabbè, non ho neanche il tempo di mangiare, non c'ho neanche niente da mangiare perché è quasi finito tutto, quindi mangio dopo quando torno, oppure ordino il cibo mentre mi sto facendo le mie cose. Ancora il succhiotto di me. Ok, faccio una cosa, una crema, lo faccio. Che cos'è? Focus on me. Keep focus on me. Yeah. Baby, can you focus on me? Keep focus on me. Comunque ieri mi sono fatta questa, l'ho comprata da Amazon e mi piace un botto, poi vi farò un tutorial su TikTok comunque. Poi vabbè, ci ho dormito, quindi tanto per averli un po' in ordine e non tutti strani. Io vado a cambiare. Ok raga, sono arrivata, adesso entro e mi inizio a fare le unghie. Però raga, sto morendo di fame, poi sicuramente fumeremo perché ogni volta che siamo fatte le unghie abbiamo fumato e quindi mi verrà ancora più fame. Comunque raga, sono arrivata da un po' a farmi le unghie. Una mano già abbiamo tolto tutto e non so ancora come farle, però adesso decidiamo. Stiamo fumando come sempre. Ok raga, ho appena finito di farmi le unghie. Madonna raga, fa freddissimo. Comunque dicevo, ho appena finito di farmi le unghie, sono le 5 adesso. Queste sono le unghie raga, sono troppo belle. Vi lascio il tag della tipa. Cioè, like. Poi a casa le faccio vedere meglio. Comunque adesso sto tornando a casa. Appena torno a casa faccio subito da mangiare perché non ho ancora mangiato nulla. Sono le 5. Mi sento strana senza... Raga, ho fatto la cazzata più cazzata, raga. Adesso se lo voglio rifare farà malissimo, raga, perché ci avrà la pelle cicatrizzata, cioè. Non so perché l'ho tolto, vabbè, fanculo. Domani ho il filler di nuovo e so che è passato poco. Tipo l'ultima volta, cioè l'ultima volta, la prima volta che l'ho fatto è stata neanche 3 mesi fa, ok? Però lo voglio rifare perché, cioè, si vede che c'è il filler, però le voglio più... un po' più grandi, un po' più definite come erano i primi giorni che l'avevo appena fatto. Quindi niente, comunque ci vediamo a casa. Comunque raga, sono a casa, già sto facendo da mangiare, praticamente la stessa cosa di ieri con il pollo e le patate, perché non ho la pentola per fare la pasta adesso, quindi devo per forza fare qualcosa qua, quindi faccio il pollo l'altra volta. Queste sono le unghie, adesso si vedono meglio, bellissime raga. Comunque adesso faccio da mangiare e mangio. Raga, sono in palestra, ho finito di allenarmi, non ho faticato i miei capelli, però raga, già che sono in palestra. E niente, adesso siamo a casa, mo sicuramente fumo, che oggi, cioè sì, ho fumato mentre facevo le unghie, però devo fumare a casa per i cazzi miei. Poi mangiamo, che ci facciamo il riso col tonno, poi niente, stasera stiamo qua a casa che siamo un po' tutti qua e niente. In caso se registro ancora, ci vediamo dopo. Ok raga, sono appena tornata da palestra, sono a casa, sono le 10 e niente, come prima esperienza in palestra mi è piaciuta, anche perché è venuto my husband, quindi non ero da sola, anche se alla fine abbiamo fatto cose diverse, quindi lui era per i cazzi suoi, però io ci stavo, cioè è un gran passo comunque già andare, mi sono allenato, ho fatto total body. Domani inizio con la scheda, almeno oggi mi sono un po' riscaldata, almeno tutti i dolori che devo sentire oggi li sentirò.
E poi domani inizio con la scheda, che domani farò gambe, dopodomani la parte alta, poi pausa, poi gambe e parte alta e così via. E niente, non ho registrato nulla oggi, anche perché uno, era la mia prima volta, quindi c'è proprio l'ansia a mille. E poi c'è il telefono, era l'ultima cosa che avevo in testa, lo usavo solo per guardare gli esercizi. Buongiorno raga, è martedì, sono le 2:30. Io sto mangiando, ho meno di mezz'ora per essere pronta e tutto per andare a fare il filler. Quindi mangio veloce, poi mi cambio e mi do una sistemata e esco subito. Questa è la roba di cui vi parlavo, però adesso lo farò molto per fly, anche per dargli una piega di nuovo, lisciarli un attimo. I'm just saying, boy, you playing, you gon' let it wind down. You got 24 seconds and it's starting right now. I got. Okay, ragazzi, è meglio. Siamo arrivati in Duomo e mo andiamo. Ok raga, stiamo salendo, mi sto cagando sotto. Ok raga, devo fare sta roba e poi vado. Comunque adesso sto facendo la consulenza, almeno capiamo cosa devo fare e cosa no. Raga, ho convinto, cioè Alessia si è convinta a farlo, anche lei è andata a farlo, cioè a compilare le cose. Ok raga, mi sono fatta con polmento. Convinto Alessia a farlo. Raga, siamo uscite. Anche lei se l'è fatta, lei è l'unica che l'ha fatto. Comunque mo andiamo da qualche parte. Comunque siamo a casa. Fumiamo ancora adesso. Stiamo guardando i polli. Ma che cazzo hai messo Alessia? No, era raga. Comunque raga, non fate caso, adesso il giorno dopo mi sono dimenticata di chiudere il vlog, non mi ricordo neanche cos'era l'ultima cosa. Fatto sta che alla fine ieri siamo tornate a casa, abbiamo fumato, mangiato, ma non sono andata in palestra ovviamente perché sono rimasta a casa fino alle 11. Potrei andare dopo perché è aperta, però sbatti, non avevo. Infatti andrò oggi, ma non c'entra un cazzo questo vlog perché il vlog va a finire da ieri. Se non siete iscritti iscrivetevi, mettete like, seguitemi sugli altri social e un bacio.